So he got through. We're getting a large number of claims from the audience, sir. I'm not sure how much longer we can keep Jack's feed black. Work to do. Could he mean chaser work? If so, who is he after? Number 3, number 6, number 7, number 15. Some of our biggest supporters are threatening to pull funding. We're getting more complaints from the mass audience as well, sir. Fine, fine. Open the channels to the installation. Put in a request to the sponsors of our top 10 ranked contestants. See if they'll agree to pitting their men against Jack. Right away. Sponsors. Who's sponsoring Jack? It's number 13, sir. Lord Gesser. Yes, except the contract was voided last night after the skirmish in Asiantown. This says the contract with Jack was presenting issues. Someone is still supporting him. He's a popular player. Anyone in our audience could be supplying him with weapons, contract or not. True enough. And we're sure Lord Gesser backed out. Sponsor contestant agreements are strictly confidential, but all signs point to ties being severed. Then get me Gesser. I need to speak with him. Yes, sir. Le informazioni relative a quest'area sono estremamente limitate, dato che chiunque ne abbia mai avuto è scomparso misteriosamente o è stato lobotomizzato. A giudicare dai commenti che hai espresso nel corso di questo evento, direi che tu, Chris, rientri nel secondo gruppo. Ma vaffanculo! Comunque sì, spiegherebbe un sacco di cose. La vista offuscata, la placca di metallo nella mia testa e il misterioso oggetto estraneo nel mio culo. Ah, ma quello è mio! Mi raccomando, lavalo bene prima di restituirmelo. La mia dose di bastonate io me la faccio impartire dalla mia dominatrix in abito datata inglese. Devo ammettere che questa versione militar fantascientifica mi stuzzica. Te le do io le bastonate, quando vuoi, basta chiedere. Bel colpo! Guarda come sparcolla quella testa di cazzo! Jack può fargli quello che vuole! Lo sapevi che in alcuni paesi ti puniscono col bastone anche solo se sputi una gomma sul marciapiede? E usano bastoni elettrici? No, quelli tradizionali fatti di bambù. E allora non sono altro che femminucce e si meritano i marciapiedi tutti appiccicosi di gomme. Come sei, Sandero? La mia dose di bastonate non me la faccio impartire dalla mia gomma. Ma devo ammettere che questa versione minica fantascientifica mi stupisce. Te le do io le bastonate, quando vuoi, basta chiedere. Cede
della poesia in tutto questo. Accettare un tipo con il palo della luce. E ora può farmi tutto quello che vuole. Cosa controlla il pannello di controllo? Certamente non l'intestino delle sue vittime. Quello si è appena cagato addosso. Di bastonate non me la faccio impartire dalla mia dominatrix in abito datato inglese, ma devo ammettere che questa versione militar fantascientifica mi stuzzica. Te le do io le bastonate quando vuoi, basta chiedere. Jack lo sta prendendo di brutto. Ora che l'hai mobilizzato può finirlo con una bella combo.
con una combo per guadagnare ancora più punti. Sembra che quella combo sia terminata con un rapimento. Prima ti rapiscono, poi ti infilano delle sonde dappertutto e poi... Non credo che tu voglia sapere il resto. Già, non avrei voluto sapere nemmeno delle sonde. Combattono di nuovo, segnerai un sacco di punti. Di bastonate, io me la faccio impartire dalla mia X nave dotata inglese. Ma devo mettere che questa versione militare fantascientifica mi stuzzica. Te le do le bastonate quando vuoi, basta chiedere. Scommetto che gli è passato! Ritto nel cespuglio! A proposito, preferisci un cespuglio naturale o una striscia alla francese? Su di me o sulla puttana? Good to have a hoe, but what you gotta know for sure is two hoes is better than one. Same goes for the money shot, right? So what makes money shot too special? You'll find out soon, pimps and players. Jack si è guadagnato l'accesso al bagno di sangue. Se ora segue la mappa fino alla stella, arriverà in men che non si dica. Stronzate! Ai miei tempi non c'era nessuna cazzo di mappa. Dovevi trovare il bagno di sangue seguendo le tue abilità di cacciatore. Certo che ne avevate di mappe ai tuoi tempi, solo che tu perdesti la tua e fosti costretto a chiedere indicazioni agli altri concorrenti per tutto il tempo. È vero, ma lascia che ti dica una cosa. Non è facile farsi dare indicazioni da un tizio al quale sta infilando un cartello stradale in un occhio. Richiede abilità. Black motherfucking Baron is gonna be the pimp to teach your ass. The rules are simpler than turning out an ugly broke-ass college girl from Kansas. Just pop the cork in some mark and send them flying sky high. Except the bitches you gonna be popping corks in ain't gonna mind cause they alien asses used to be space cadets. You know what I mean? Baby, you want a money shot yourself, don't you? People, she don't talk much, but she into some freaky shit, let me tell you. She could take a pop. Baby, tell him who lays the motherfucking money down. Go, go, go. Oh, hell no! È arrivato di nuovo il momento del bagno.
Pieni di sangue, amici. Jack non avrà un attimo di respiro questa volta. Non saprei, Howard. Questi alieni sembrano degli idioti. Penso che Jack li supererà facilmente in furbizia. Come te lo fa pensare? Beh, prima di tutto si renderà conto di essere più grande e forte di loro. E poi, no, niente. Non c'è altro. Vai, Jack, fatti valere. Sarà uno spettacolo violentissimo. Sai, dicono che se lo fai a una rana funziona lo stesso. Che senso ha essere così crudele con gli animali? Da psicopatici! Ma non eri tu quello che ha partecipato e vinto al Death Watch? Io uccido solo uomini. Sei tu il crudele ranicida qui. Ehi, quei cosi grigi sono più difficili da trovare di una puttana inglese quando sei a verde. Bambini, bevande gasate e alieni non vanno d'accordo. Se vi doveste trovare in una situazione con tutti e tre questi elementi, accertatevi di non indossare capi costosi. Mi è venuta voglia di una bella bevanda gasata. Bambini, bevande gasate e alieni non vanno d'accordo. Se vi doveste trovare in una situazione con tutti e tre questi elementi, accertatevi di non indossare capi costosi. Mi è venuta voglia di una bella bevanda gasata. Sai, dicono che se lo fai a una rana funziona lo stesso. A essere così crudele con gli animali. È da psicopatici. Ma non eri tu quello che ha partecipato e vinto al Death Watch? Io uccido solo uomini. Sei tu il crudele ranicida qui. Mi è venuta voglia di una bella bevanda gasata. Non vanno d'accordo. Se vi doveste trovare in una situazione con tutti e tre questi elementi, accertatevi di non indossare capi costosi. Sì, Jack, vai! Squarta quei cosi grigi e facci vedere di che colore sono dentro. Che colore è quello? Non ne sono sicuro, rosso non è. Che alieni di merda. Non me la faccio impartire dalla mia dominatrix in abito tappato inglese. Ma devo ammettere che questa versione militare fantascientifica mi stuzzica. Te le do io le bastonate, quando vuoi, basta chiedere. Paesi ti puniscono col bastone anche solo se sputi una gomma sul marciapiede.
e usano battoni elettrici? No, quelli tradizionali fatti di bambù. E allora non sono altro che femminucce e si meritano i marciapiedi di tutti appiccicosi di gomme. Come sei scuola? A quanto pare Jack ha attivato l'interruttore del boss. Chi ora l'aspetta a braccia aperte. Come ci è riuscito? Immagino raccogliendo punti sufficienti. Immagini? Beh, non sono sicuro al 100%. Che commentatore del cazzo! Davvero? Dimmi come si chiama lo show, su. Dai, dimmelo. Sono sicuro che inizia per Q, giusto? Oppure uccidi, uccidi e qualcosa. For the glory of our house!
Quelle sciabole non sembrano molto pesanti. No, sono sorprendentemente molto leggere. Stanno riducendo Jack in polvere. Io mi facevo un po' di polvere prima di tutti, ma non aiutava molto. Ragazzi, state lontano dalle droghe. Bevete alcol come me. La cosa carina di quelle lame è che cicatrizzano le ferite delle operazioni in tempo reale. Vedi sempre il bicchiere mezzo pieno, tu, eh? Quei bastardi usano la pelle di loro per prendere di mira Jack! Quanto vorrei avere il potere della telecinesi! Non dovrei mai alzarmi la pelle di una mira e potrei cambiare i canali di quella cazzo di defuggenza e cazzo di telecomando! Potrei anche pulirmi il culo senza carta igienica! Almeno inizieresti a pulirtelo. Quelle cicatrici elettriche possono fare un culo appetibile come fosse burro. L'associazione tra burro e culo mi ricorda qualcosa. È forse un film di qualche anno fa? Ma non mostrarti la testa! Prendo uno, Jack! Ma non dimenticarti dell'altro! Ci vuole un po' di concentrazione per lanciare con la mente degli alieni! Già, attaccali, Jack, mentre si concentrano! E poi spargi le loro cervella da tutte le parti! La cosa carina di quelle lame è che cicatrizzano le ferite di amputazione in tempo reale. Vedi sempre il bicchiere nel bocciotto, eh? Davvero? Quale parte? Tutte le parti, cazzo! Quelle sciabole non sembrano molto pesanti. No, sono sorprendentemente molto leggere. Fai fuori quei bastardi e goditi un po' di mentata riposo! Questa cosa succede quando te la vuoi chiamare con poco in un combattimento! Guarda, Jack, sta facendo una fumatura! Guarda, sempre! È una motosega a fumare! Sono solo io o anche tu, Jack, che sei inquietato il fatto che la spada del figlio diventi enorme quando riceve le attenzioni del padre? Hai una mente malata, eppure sì, hai ragione. Quei dannati alieni da nemici si sono trasformati per gli Capisco perfettamente come si sente Jack in questo momento. Ti ricorda i tuoi giorni di concorrente? No, ho appena sbagliato un gomito contro l'angolo del tavolo e fa un male boia. Avevano già comprato i biglietti per la fiera degli orrori di Barrigan City. Andranno sprecati adesso. Ci andiamo noi, Chris? Ma vaffanculo!